Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo ancora dell'audio del relatore. Ma come? Noi abbiamo già parlato dell'audio del relatore in un video tutorial precedente. Eh già, allo scorso Linux Day ho applicato esattamente quello che avevo spiegato nel mio video tutorial. E non sono riuscito a registrare bene l'audio del relatore perché quello che avevo spiegato non ha funzionato completamente. Allora, la cosa principale è stata che il relatore non era sempre fermo sulla cattedra e poi quando parlava, parlava di gola, quindi le ultime parole finivano troppo basse come volume. Quindi i miei effetti che ho utilizzato di filtro non hanno funzionato. Adesso vi faccio vedere cosa va impostato sul mic aux. Allora si clicca sull'ingranaggio, si va su filtri e mi raccomando, la prima cosa da fare è mettere la riduzione del rumore. Nel vecchio video tutorial avevo segnalato la sensibilità d'ingresso. No, mettete la riduzione del rumore e lo lasciate a meno 30 in modo che il rumore di fondo venga elevato e funziona di suo. Questo l'ho notato così e magari più avanti mi studierò meglio la riduzione del rumore e vi dirò come va parametrizzato, ma nel mio caso la maggior parte delle volte funziona. La cosa più interessante è l'imitatore. L'imitatore io lo metto a meno 10, che è praticamente il massimo del volume nella sezione gialla, perché un numero più alto, tipo meno 9, meno 8, meno 7, va già sul rosso, che non va bene perché così distorce. In questo modo voi adesso sentite la mia voce, ma non sta distorcendo, perché va al massimo a meno 10 del volume audio. Se mi allontano, comunque arriva sempre nel giallo e mi sentite bene lo stesso. Senza l'imitatore avreste sentito quando sono vicino l'audio distorto, perché va sicuramente sopra il rosso, quindi non va bene. Provatele queste cose, soprattutto se trovate soluzioni migliori, fatemele sapere, perché questi video tutorial non sono un must sempre lì fermi e che quello che io dico è per forza giusto. Io posso sbagliare e se voi mi date le correzioni, è la volta buona che invece di imparare da solo, imparo attraverso qualcun altro e mi fa anche piacere di confrontarmi. Per questo video tutorial è tutto.